Handanovic è da 4 in pagella, 4 come i punti che ha fatto perdere all'Inter nelle ultime due gare, prima l'autogol contro il Napoli, poi l'errore davvero clamoroso contro lo Spezia. Handanovic è anche un problema per l'Inter, perché effettivamente ha perso molta della sua affidabilità. Se questa squadra vuole continuare nel suo percorso di crescita, anche considerata l'età del portiere sloveno, deve assolutamente pensare a un futuro e progettare un futuro con un calciatore diverso tra i pali. Si fanno tanti nomi, quello che è sicuro è che ormai l'Inter ha bisogno di un portiere nuovo, un portiere che dia maggiori sicurezze alla squadra e su cui costruire il futuro, un futuro che l'Inter vuole che sia migliore del presente, che già comunque le sta per consegnare lo scudetto.